Oggi ci troviamo al centro commerciale al Ducale con il presidente dell'Associazione Medici di Base, il dottor Giorgio Rubino. Buongiorno dottore. Buongiorno. Noi sicuramente siamo stati sempre in prima linea già dal marzo dell'anno scorso, anche prima, per combattere questo virus e per dare una mano ai nostri pazienti, alla popolazione e a tutti coloro che avevano bisogno. Assolutamente disponibilissimi a vaccinare i nostri associati come AMF, ma anche tutti gli altri medici di medicina generale sono stati sempre disponibili a dare una mano in questo frangente. Noi siamo per ora in 29, molto probabilmente se ne aggiungerà qualcuno nei prossimi mesi, proprio per dare una mano e poter vaccinare più persone possibili, chiaramente compatibilmente con l'arrivo dei vaccini, perché purtroppo questa è il problema più grosso. Più che le persone e l'organizzazione, il problema è l'arrivo dei vaccini. Ecco, che fasce di età fate in questi giorni? In questi giorni stiamo facendo i 75-79 e anche i 70, anche qualcuno dei 70. Comunque ci sono ancora alcuni pazienti over 80 a completare questa fascia di età che è solitamente la più vulnerabile. A proposito di questo, devo dire anche che tanti miei colleghi, anch'io personalmente, ma tanti altri colleghi, hanno vaccinato anche a domicilio le persone non trasportabili. Abbiamo avuto dei problemi, come ben si sa, con l'approvvigionamento dei vaccini. Comunque tanti sono disponibili ad andare a domicilio. Io ad esempio domani mattina ho una seduta vaccinale con il vaccino Moderna, che è quello più facile da maneggiare per andare a domicilio dei pazienti, e anche questi sono pazienti molto fragili che stiamo vaccinando. Ecco, ma qui al centro commerciale, alla Ducale, che tipo di vaccino effettuate? Allora, i vaccini sono disponibili, i vari tipi di vaccino, e questo a seconda delle patologie del paziente. Chiaramente si usa AstraZeneca, si usa Pfizer, si usa Moderna. Moderna chiaramente un po' di meno, perché non ce ne sono tantissimi a disposizione. A seconda della patologia, quindi non è che una persona può scegliere il vaccino. In base a delle determinate caratteristiche si può o meno usare il vaccino. È un obbligo di legge, usare alcuni tipi di vaccini tipo il Pfizer per alcune patologie, mentre che la maggior parte dei pazienti può effettuare anche AstraZeneca senza nessun problema. Grazie mille.